Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilbe e sono qui oggi per portarvi il primo episodio della serie in cui vado a vedere i vostri portafogli. Ci tengo a precisare ovviamente che io non sono consulente finanziario e tutto quello che dirò all'interno di questo video qua appunto non sono consigli finanziari. Vi dirò semplicemente cosa penso del vostro portafoglio. Tra l'altro, se siete interessati a mandarvi il vostro portafoglio e farmelo vedere, trovate il primo video della serie nei link in descrizione. In quel video lì vi spiego tutto su come dovete fare per inviarmelo. È molto molto semplice. Prima di partire ci tengo a precisare che questo video è sponsorizzato da FinBuddy, che è una mia azienda. Infatti ovviamente non è sponsorizzato, ma ci tengo a precisare che nel primo link in descrizione troverete il sito nelle quali io ed un mio collega vendiamo valutazioni di aziende più altri prodotti come l'accesso alla newsletter e tante altre cose molto molto interessanti che potete trovare appunto nel primo link in descrizione. Ogni valutazione si aggiornerà in automatico e ha sempre valore. Ogni giorno varia la valutazione perché abbiamo studiato un algoritmo che in base a dei rating che impostiamo noi vi dà una valutazione sempre aggiornata dell'azienda e soprattutto secondo me a questi prezzi qua ne vale veramente veramente la pena. Ci tengo a precisare che analizzerò tre portafogli a video e partirò da quello che ha un valore minore a quello che ha un valore maggiore. Il primo portafoglio che analizziamo ha un valore di, come potete vedere qua, all'incirca 3.000 dollari. Come sapete io tendenzialmente cerco di non fare troppo focus investing, infatti io ho una strategia che volete trovare in uno dei miei video sul canale, cercate tipo Gilbe strategia di investimento e quella è la mia strategia. Quindi ora vi dirò cosa ne penso di tutti i portafogli che andremo a vedere. Come potete vedere questo è il portafoglio di Federico che mi ha scritto. Ecco qua il mio portafoglio, ho iniziato a investire da poco con l'account dei miei genitori perché sono minorenne. Qua ci sono dei miei risparmi, dei lavoretti che faccio d'estate. Benissimo, molto molto interessante. Allora, come vedete la prima posizione è Amazon, dove ha investito all'incirca 300 dollari. E cos'altro da dire? Amazon è anche da me la mia prima posizione, perché è un'azienda che a mio avviso, soprattutto a questi prezzi qua, è molto molto interessante e all'interno del mio portafoglio attualmente non è la posizione più grossa, però è sicuramente l'azienda su cui ho investito più soldi. Ovviamente la mia posizione più grossa è, se non sbaglio, NIO oppure Westrock, perché sono le aziende su cui ho guadagnato più soldi, o forse Google, non lo so, perché anche su Google sto guadagnando tipo l'80%, quindi può anche essere quella. Comunque direi che personalmente, se consideriamo le prime 5 posizioni, otteniamo, allora facciamo un attimo un breve calcolo, se facciamo le prime 5, quindi da K3 a K7, otteniamo un valore di 44%, quindi un portafoglio molto molto concentrato. E personalmente ci sta. Considerate che ovviamente questa qua non è la mia strategia di investimento. Personalmente delle prime 5 posizioni mi piacciono tutte. Mi piace sia Amazon, sia Enphase, sia Apple, sia Alphabet, sia Alibaba. Tra l'altro mi fa piacere anche vedere che ci sono aziende un pochettino value come Costco, Sprouts, Academy Sports. Perché personalmente, se proprio dovessi fare una critica, personalmente ti dico mi piace molto come portafoglio, perché è ben diversificato, sono belle aziende. Però l'unico mio appunto forse è il fatto che aggiungerei qualche aziendina un po' più value, tipo magari qualche farmaceutica, non lo so, personalmente qualche azienda che rende il portafoglio meno volatile la inserirei, tipo magari una Coca-Cola di turno, quelle lì. Ovviamente quelli vanno prese a prezzi sensati, quindi vedi tu, fai le tue valutazioni. Personalmente apprezzo molto il tuo portafoglio, mi piace e sono anche contento che tu abbia iniziato a giovane età ad investire. Vedo che sei anche entrato su Array, almeno sei entrato senza farti troppi danni, a un prezzo medio di 21, quindi ancora interessante. La suddivisione geografica ovviamente è sovraesposta a USA, ma personalmente anch'io ho l'80% del mio portafoglio, se non l'85% negli Stati Uniti, quindi non ho molto da dirti. Mi piace il fatto che anche una parte di Cina, quindi direi molto molto bene il portafoglio. Il secondo portafoglio che andiamo a vedere oggi è un portafoglio che ha un valore di all'incirca 8.000 dollari e, come potete vedere, anche questo ragazzo qua ha come prima posizione Amazon, quindi direi molto molto interessante. Come vi ho già detto, Amazon a mio avviso è una delle aziende tuttora più non sottovalutate, perché Amazon non sarà praticamente mai sottovalutata, però
è un'azienda che ha comunque sempre tanto tanto potenziale e a mio avviso ci sta averla come prima posizione all'interno del portafoglio. La seconda posizione è Alibaba, che a mio avviso è anche un'azienda super interessante, anch'io ce l'ho nel portafoglio e anche io ce l'ho nelle prime 5 posizioni in termini di grandezza e tra l'altro anch'io sono in perdita su Alibaba. Considerate però che io su Alibaba ho fatto praticamente un piano di accumulo perché le prime azioni le ho acquistate ad un prezzo di, mi pare, di 180. Poi ho continuato ad acquistare e poi ha iniziato a scendere, quindi anch'io sono in perdita, però non di tanto e sinceramente sto anche aumentando la mia posizione ultimamente. Microsoft, se posso dirti, a mio avviso Microsoft è un'azienda top, però a questi prezzi qua, ho visto che tu c'hai un profit loss del 3%, a questi prezzi qua non mi fa impazzire. Microsoft, io ce l'ho a un prezzo medio forse di 190, sotto i 200 secondo me Amazon, Microsoft è veramente veramente molto interessante, però non mi fa impazzire questi prezzi qua. Cioè, per essere interessante secondo me Microsoft dovrebbe scendere almeno di un 20%, e allora lì potrebbe essere veramente molto molto interessante. Anche perché mi pare che il PE attuale di Microsoft non sia per nulla basso rispetto alla media storica. Microsoft ora ha un PE di 35, però se tu guardi il PE storico non è quasi mai stata 35, cioè raramente. Infatti, vedi come si sta alzando negli ultimi anni? 35 è un PE molto molto alto. Infatti, a questi prezzi qua io non penso di entrare perché è sicuramente un'azienda dominante nel proprio settore, però a questi prezzi qua non mi fa impazzire. Enphase, anche questa mi piace veramente veramente molto, a questi prezzi anche forse sarebbe stato meglio prenderla leggermente più bassa, magari un 10-15% più bassa, però anche a questi prezzi qua mi piace molto. Micron Technology, come sapete e come vi ho detto nell'ultimo video, a mio avviso è attualmente una delle aziende più sottovalutate nel settore dei semiconduttori. Tra l'altro io personalmente per il gain che si può fare su Micron vi consiglierei di provare ad acquistare la nostra valutazione, perché è una valutazione molto molto interessante e soprattutto è un'azienda su cui si possono teoricamente, secondo i nostri calcoli, fare molti, molti, molti soldi. Poi Pinterest, non ho mai avuto il piacere di analizzarla, non ho quasi mai nemmeno usato il social, non so nemmeno bene come funzioni, quindi sinceramente non voglio dirti nulla perché non lo so. Shift è un'azienda molto, molto interessante perché è in un settore che teoricamente è un settore che a mio avviso nei prossimi 15-20 anni potrebbe veramente espandersi di tantissimo. Salesforce è super interessante. Adobe, a mio avviso, è tantissima roba. Può darsi anche che tu l'abbia presa perché l'ho consigliata mesi fa e vedo che ci hai fatto anche un bel guadagnino. Quindi direi che se l'hai preso grazie a me, ti faccio i complimenti. Mi faccio i complimenti. Farfetch è molto, molto interessante. Etsy, come vi dicevo, a mio avviso è tanta tanta roba. Perché? Perché in un settore, in una nicchia che Amazon tuttora non è riuscita a prendere e sono quasi sicuro non riuscirà a farlo, perché è una nicchia molto molto particolare. Corsair, a mio avviso, dovrebbe stare sotto Logitech in termini di potenza di brand e infatti ha multipli molto più bassi. Ed è per quello che attualmente forse a questi multipli qua è più interessante Corsair. Io Corsair non ce l'ho in portafoglio, ho solo Logitech perché la preferisco, ma Logitech l'ho presa mesi fa. Penso di avere un prezzo medio di 80, tipo. Adesso non so a quanto stia Logitech, ma starà sopra i 130 forse, non lo so, 128. Io ho un prezzo medio di 80, forse all'incirca, non ricordo bene, ma dovrei avere quel prezzo lì, quindi molto molto interessante. E NIO, allora, NIO a un prezzo di 37 ci può stare, ci può stare. Vabbè, ovviamente io ho un prezzo medio forse a 6, però l'ho iniziato a acquistare quando erano a 3. Sicuramente NIO per me è buona dai 35 in giù, diciamo che intorno ai 35 secondo me può avere senso iniziare a prendere una posizione. A questi prezzi qua sinceramente non me la sento, a meno che il tuo orizzonte temporale non sia 15-20 anni. Allora a quel punto lì non penso faccia così tanta differenza acquistarla a 35 o a 45. Ovvio che se il tuo orizzonte temporale è anche solo 3-5 anni, a 45 dollari non mi fa impazzire sinceramente. Per il resto
il tuo portafoglio mi piace, è ben diversificato e ci sta. Quindi anche l'esposizione nella Cina ci sta. Per il resto direi un buon portafoglio. L'ultimo portafoglio che andiamo a vedere oggi è un portafoglio molto 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 concentrato. Questo ragazzo qua ci scrive: manca un 17% di portafoglio in cripto, la varianza è molto alta ma poco male per me. Sono molto esposto nelle aziende in cui credo molto, ma sto cominciando a diversificare più consistentemente. Sto aspettando di aprire ulteriori posizioni che mi interessano a prezzi più bassi. Quindi allora, diciamo che ha senso quello che dici. A mio avviso è veramente troppo troppo concentrato, soprattutto dovuto al fatto che sono aziende un po' rischiosette. Perché? Perché se tu guardi, hai già due aziende cinesi che hanno appunto il rischio geografico. Negli Stati Uniti la tua seconda azienda più grande è Palantir, che è un'azienda molto molto rischiosa. In Italia Intesa San Paolo, che a mio avviso è la miglior banca probabilmente europea, quindi nulla da dire. Antares Pharma non la conosco. Andiamo un po' a vedere com'è messa Antares Pharma, soprattutto quanto capitalizza, perché se non la conosco penso capitalizzi poco. Capitalizza veramente veramente poco, quindi è molto molto rischioso. Io non saprei dirti nulla su Antares Pharma. È sicuramente un'azienda che è in crescita, vedendo così. Però attualmente 146 milioni di ricavi, vuol dire che ha un price to sales praticamente di 5, quindi nemmeno esagerato a questi ritmi di crescita qua. Andiamo a vedere un attimo il price target di Finviz. Sicuramente le crescite previste sono molto molto alte, però se devo essere sincero non so se vorrei avere un 8% del portafoglio investito in Antares, soprattutto se poi abbiamo Xinji Solar, che è un'altra azienda molto molto volatile e rischiosa. E allora, se devo fare una critica a questo portafoglio, è il fatto che è veramente veramente molto 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 concentrato. Ma come hai già detto, stai cercando di diversificare il più possibile, e io quello che ti consiglierei di fare è appunto farlo, cioè non concentrarti troppo su poche aziende. Considera che allora le tue prime 5 posizioni occupano un 3-5, un 91%, che è veramente veramente altissimo, ma molto molto alto. Quindi sinceramente, se proprio dovessi darti un consiglio, è cerca di diversificare il più possibile. Questo non vuol dire sperperare i soldi, ma io personalmente aggiungerei forse 5-10 aziende almeno, e soprattutto 5 aziende un po' calme, un po' poco volatili, ad esempio le aziende value, qualche farmaceutica, qualche semiconduttore, qualche una Pepsi di turno, una, non lo so, vedi tu, però diversificare un po' di più. Quindi se proprio dovessi darti un consiglio, io personalmente, come ti dicevo, diversificherei più il portafoglio, perché così è molto molto troppo concentrato. Detto questo, spero che questo video qua vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e niente ragazzi, ci becchiamo al prossimo video.